Massimiliano Rosi, sono l'impiegato della Misericordia dei Rifredi a Firenze. Siamo un'impresa funebre che operiamo in questo settore da molti anni qui in Italia. Ed è la prima volta che ci capita una cosa di questo tipo. Si è resa necessaria la necessità appunto di accompagnare una salma all'estero, di rimpatriarla per l'esattezza nello stato della Bolivia. Come impresa funebre siamo soliti fare questo tipo di operazioni da anni, in quasi tutti i paesi del mondo. Ed è la prima volta che ci capita che a distanza di ben oltre 30 giorni dalla data del decesso del soggetto, del defunto, non riusciamo a trovare un volo che riesca di accompagnare questa salma e i suoi familiari in Bolivia, nel proprio paese d'appartenenza. Precisamente oggi è il 15 gennaio 2010, a distanza di oltre 35 giorni dalla data del decesso della persona. La persona è deceduta a Firenze il 10 di dicembre del 2009. In base poi alle normative del regolamento di polizia mortuaria del Comune di Firenze, sono state adempiute tutte le pratiche necessarie per le operazioni di conservazione e di chiusura del feretro a norma di legge, secondo il regolamento della legge italiana. E questa operazione si è conclusa a distanza di 5 giorni dal giorno del decesso, il 16 dicembre. Poi si è resa necessaria, secondo quelle che sono le direttive dell'ambasciata boliviana in Italia, tutta una serie di documenti di traduzione in originale, autenticate e certificate dal Comune di Morte, quindi dal Comune di Firenze. Sono state poi dopo necessarie svariati giorni per ottenere questi documenti, per l'esattezza 10 giorni. Con questi documenti in originale i familiari sono stati costretti ad andare a Roma all'ambasciata e farsi rilasciare il permesso di defunzione, cosiddetto permesso di seppellimento originale. Tutti questi documenti sono tornati in nostro possesso per a quel punto fissare il volo il 31-12 del 2009. A 15 giorni di distanza da tutte le nostre operazioni, ben oltre i tempi normali, perché considerate che in condizioni normali in tutti gli altri stati con cui ci siamo trovati a lavorare, 10 giorni, 8 giorni, 9 giorni al massimo sono sufficienti per poter rimpatriare una salma all'estero, in qualunque paese. Siano paesi africani, paesi nordamericani, latinoamericani, Perù, specialmente la comunità peruviana qui a Firenze è molto diffusa, quindi capita molto spesso dover lavorare con loro. In questo caso, come vi dicevo, sono 15 giorni che nessuna compagnia aerea a Bologna, Roma, Roma Fiumicino, Milano Malpensa, Varese, Bergamo, Orio al Serio, nessuna si è resa disponibile per effettuare le pratiche di questo volo. Sembra che esista da parte dell'ambasciata una sorta di embargo a ricevere le salme che provengono dall'Italia con destinazione La Paz. Io sono Rosa, la compagna di Oscar. Sono 2 anni che Oscar ha lottato contro la sua malattia, 2 anni difficili che lui ha sofferto in silenzio pur di stare bene. La malattia le ha portato ora dove è. Sono più di 30 giorni che lui è morto e non possiamo portarli nel nostro paese. La mamma è disperata, vorrebbe almeno dare una sepoltura al suo figlio. Per piacere, non lo so a che autorità hanno questo compito di fare queste cose, aiutateci. Beppe Grillo ci ha aiutato un anno fa quando Oscar era in Bolivia e non poteva rientrare in Italia per continuare le cure. E ora dobbiamo dirlo un'altra volta, lui aiutateci perché Oscar non può tornare in Bolivia. Aiutateci. Rosa, chi è che non fa tornare Oscar in Bolivia? A quello che noi abbiamo saputo è che la Spagna ha embargato le salme e che non vogliono portarlo per quella parte. E tutte le aerolinee si rifiutano a fare il trasporto della salma di Oscar. E lui continua a essere qua in una sala frigorifero, e questo che le mortifica di più alla mamma, che lui è un posto gelido, almeno quello, la parte materiale che rimane di lui.